avvenuta agli studenti del Liceo Scientifico Severi di Frosinone, quando all'inizio dell'anno hanno deciso di adottare una delle famiglie siriane arrivate in Italia nei giorni scorsi, grazie ai corridoi umanitari creati dalla comunità di Sant'Egidio e le chiese evangeliche. È il giorno del loro arrivo in Italia, al Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino, dove è cominciata la nuova vita di Mari. Arriva da Damasco, città oggi rasa al suolo. Damasco è un cumulo di macerie, assediata da anni, vive sotto bombardamenti improvvisi, giorno e notte. Ha solo 28 anni, Mari, e lo sguardo di chi ha visto tutto. Nei suoi ricordi vive una Damasco bellissima e struggente. Avevo un negozio di parrucchiere in periferia, non lontano dal centro, ma non esiste più, tutto è distrutto, colpito dalle bombe. Un inferno senza nessuna regola, dove i cristiani come me sono perseguitati, dove anche preti, suore, donne e bambini vengono uccisi, sgozzati, crocifissi. In Siria il califfato impone le sue regole. Noi vivevamo intrappolati in casa per sopravvivere, per difendere mio figlio, che ha solo 6 anni, non lo mandavo neppure a scuola. Per le strade mine nascoste esplodono sotto i piedi e sono continui gli attentati agli scuolabus. Troppi i bambini morti sotto le bombe mentre erano in classe. Non potevamo più rimanere lì, dove ci sono i tagliagole, finché ci sarà la guerra. Una madre non vuole far crescere il proprio bambino in queste condizioni e coraggiosamente ho tentato di portare in salvo me stessa, mia madre e il mio piccolo in un altro paese. All'inizio di maggio, nonna, mamma Mari e il bambino sono arrivati nel capoluogo Ciociaro, grazie anche al sostegno della diocesi. Finora non avevano voluto nessuna telecamera, nessuna intervista, perché i tre fratelli di Mari, con figli piccoli, sono ancora in Siria. Una storia di dolore che si colora di solidarietà, fatta non di parole, ma di gesti concreti di condivisione. Ho visto anche nei giovani, di fronte alla sofferenza, uno sente un fremito, poi tu devi aiutarlo a portarlo avanti, no? E questo secondo me è l'esperienza che noi abbiamo fatto, cioè loro hanno sentito un fremito, si sono commossi, hanno chiesto, la nostra diocesi era disponibile, abbiamo parlato ed è nata questa accoglienza molto bella. E devo dire che nella solidarietà effettivamente io devo riconoscere che quando loro si mobilitano ci danno le piste, a noi grandi che qualche volta appunto facciamo un po' più fatica. Il figlioletto di Mari, 6 anni, di questo viaggio verso una nuova vita ricorderà il volo in aereo, i sorrisi di chi li ha accolti, i pennarelli colorati che non aveva mai visto, ma ricorderà anche la strada dove viveva prima che la guerra cancellasse tutto, gli amici e i cuginetti che ha lasciato laggiù. D'ora in poi a questa famiglia provvederanno economicamente i ragazzi e i professori dell'istituto, autotassandosi. Lorenzo è uno degli allievi della Quinta E che ha accolto a Fiumicino la famiglia siriana. Nei volti di quelle persone c'era una sofferenza vissuta, ma anche tanta speranza. Sono emozionato parecchio, soprattutto alla vista di quei bambini, perché non si può pensare che davanti alla sofferenza dei bambini non si può, c'è solo da stare zitti. I valori non possono essere solo a livello teorico, va data una dimostrazione anche ai ragazzi, altrimenti rimane tutto a livello di parole. Ma che ragazzi sono questi? Vi eravate mai accorti della loro sensibilità? Assolutamente sì, i ragazzi sono uno splendore, sono una bellezza. Loro danno un grosso contributo soprattutto al progetto Scuola e Volontariato, che da 10 anni attiviamo come scuola, e fanno di tutto, dalla mensa per le persone bisognose alle raccolte alimentari e al tutoraggio dei bambini che sono in difficoltà. Guai a chi parla veramente male dei giovani, hanno bisogno soltanto che qualcuno accenda quella fiammella che loro insomma hanno e poi diventa un fuoco. Ci spieghi come farai, come farete a mettere da parte i soldi per questa famiglia? E no, in ogni classe c'è un salvadanaio e in cui chi vuole può inserire una quota a suo piacimento e che andrà ogni mese ad aiutare le spese della famiglia. Tu a cosa sei disposto a rinunciare? E a parte del mio tempo. E che cosa ti hanno detto a casa? Mamma anche aiuterà volentieri questa famiglia con il suo contributo anche.